scena per uno. E poi si guardavano perché giravano la scena per vedere che pensava l'altro. Però a volte Vittorio diceva una cosa, io chiedevo la stessa cosa a Paolo, la risposta era uguale. È incredibile come loro avevano un modo di pensare che si ci andavano oltre poi quando parlavano tra di loro. Vittorio era più intellettuale, Paolo era più emotivo, però tra di loro c'era. Paolo ha detto che ha girato questo film con Vittorio sulla spalla e io credo che sia vero. Mi ha detto di girare per guardare Vittorio che cosa diceva. È stato un vero piacere comunque ascoltarla, una persona dolcissima. Mi racconta una cosa di Paolo Vittorio che a me mi fa una tenerezza incredibile. Perché poi questi registi, posso raccontare queste cose? Devi tutto quello che vuoi. Questi registi hanno delle storie bellissime che nessuno conosce, che avrebbero raccolte. Perché ci sono delle storie di tanto di... Allora, Paolo e Vittorio erano studenti a Pisa e avevano visto un film di De Sica. E questo film, non mi ricordo esattamente quale, però uno dei film del neorealismo, li aveva convinti a voler fare il cinema. E quindi sono venuti a Roma. E a Roma andavano tutti i giorni a Cinecittà, cercando di vedere i film. E le cose, un giorno, sul tram che portava a Cinecittà, vedono che si sta girando un film lì vicino, scendono, vanno e vedono che è un film in De Sica. E sono tutti in pausa, stanno tutti a mangiare il capannone, e c'è De Sica lì. Allora loro si mettono, mi vanno a vedere quello che hanno raccontato pensati, loro si mettono lì agli piedi, dritti dritti, e vicino a De Sica cominciano a fischiettare la musica del film di De Sica. E così De Sica li notava. E a un certo punto De Sica li guarda e poi gli torna a mangiare. E non si fa, ma è più una tenerezza questa cosa. No, ma grazie per aver detto un aneddoto meraviglioso. Sì, Paolo e Vittorio sono tornati per altre volte, quello era il primo anno proprio delle proiezioni, gli incontri si facevano al CUZ, prima che fosse poi restaurato. Io ebbi il piacere di moderare quell'incontro, credo che una parte di quell'incontro fino a qualche anno fa, non per intero, sia su YouTube, per cui chi volesse rivederlo. E lì poi raccontavano anche lo scontro con Vittorio, raccontò lo scontro con Gian Maria Volonté, proprio assolutamente esilarante. E immaginare che Vittorio, soprattutto, no, si mette lì a fare questa sorta di colluttazione con Gian Maria Volonté, no, un'immagine, è la avventurosa storia del cinema italiano, veramente. Che mi ha raccontato Cinto Maselli, un altro tragenario meraviglioso. Perché Monica Vitti si chiama Vitti? Lei si chiamava Ciciarelli, si era messa con Antonioni, aveva fatto dei provini meravigliosi che io ho visto, bellissima, una donna di una bellezza moderna, incredibile. Stava con Antonioni e stavano a casa di Antonioni, c'era Cinto con Antonioni che cucinava gli spaghetti e poi c'era Vittorio De Seta e Monica Vitti che parlavano in un angolo. Vittorio, da quanto era piccolo, tutti quanti lo chiamavano Vitti, Vitti, è il suo soprannome. Allora, Michelangelo Antonioni spalla la pasta e comincia a chiamare Monica, Vitti, venite a tavola, Monica, Vitti è pronto, Monica, Vitti, la pasta si rovina. E così dice anche il tavolo. Intorno al piatto di pasta, sì. mi sembra notevole. Aver introdotto, diciamo, l'episodio del chiudo, sì. Ha tolto una parte del racconto iniziale? No, il film è stato pensato in due cose. Paolo voleva raccontare la storia del ragazzino di caos che viene strappato alla madre. Il chiodo era stato scritto tanti anni fa con Vittorio, l'avevano scritto insieme, non questa sceneggiatura che poi ha sintetizzato Paolo, però la prima traccia. Ed è un film sulla morte, un film sul destino assurdo, sull'assurdità di quello che accade. E sulla destabilizzazione, sullo stagnamento, sull'essere comunque marginati, e Paolo voleva farlo. I funerali sono pensato subito in due film, poi poteva durare 100 minuti, poteva durare 150, come durava 85, come dura adesso, non aveva importanza. L'importante è che il racconto fosse funzionale, che funzionasse il ritmo del film. Ogni film ha un suo ritmo dentro, va seguito.
per esempio, prima c'era molto più materiale di repertorio. Io amo l'inserimento del repertorio in questo film, perché senza soluzione di continuità con le cose diverse. Per cui lottavo perché non lo levassero, anche se il repertorio costa tantissimo. Però dicevo, non lo levare. Invece Paolo, crociate, crociate, e gli ha dato una forma aurea. E quella è il regista, la dimensione aurea delle cose. Allora.